Disagi sulla circolazione ferroviaria oggi sulla tratta Messina-Palermo. Siamo ad Acquedolce e questa mattina dalle 7 circa un uomo, intorno ai 45 anni, è salito su un traliccio dei cavi dell'alta tensione sopra i binari e quindi, scattato l'allarme, è stato subito disposto il blocco ferroviario con la sospensione dell'elettricità. Ed ecco, in questo momento stanno operando qui sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco. Lì davanti a noi c'è anche un'ambulanza. E lì non so se riuscite a vedere, ci sono i tralicci delle cavi dell'alta tensione e c'è proprio l'uomo, un 45enne di Acquedolci, che è salito su quel traliccetto, urla da diverse ore, non sappiamo cosa chiede, e poi ecco, continua a urlare e si sta cercando di intervenire con un sistema più sicuro. Diciamo disagi sulla circolazione ferroviaria perché è stata disposta la chiusura, l'interruzione dell'energia elettrica dei cavi dell'alta tensione sulla ferrovia e quindi i treni bloccati a quanto pare nel tratto tra Sant'Agata Militello e Caronia. Ferrovie dello Stato, come ci fanno sapere, ha disposto poi i bus in questo tratto e quindi per sopperire all'interruzione che va avanti ormai da diverse ore. Pensate, ci raccontano che l'uomo è salito sui tralicci dei cavi dell'alta tensione intorno alle 7 del mattino e quindi da allora, scattato l'allarme, è stato subito disposto il blocco del transito dei treni qui in questa tratta. Siamo ad Acquedolci, quindi a metà strada tra Messina e Palermo. Ecco, l'uomo continua a fumare lì. Adesso sono arrivati altri uomini dei vigili del fuoco e stanno cercando di intervenire per far scendere l'uomo, far desistere l'uomo da questa protesta, non so come definirla. Facciamo una bella assicurazione, facciamo 80% attivo, 40%. Ci raccontano che le urla questa mattina, poco prima delle 7, sono state sentite da più parti, poi qualcuno si è avvicinato, ha notato l'uomo salire sul traliccetto dei cavi dell'alta tensione e ha visto anche in quel momento passare un treno, ha subito lanciato l'allarme e poi pochi minuti dopo sono intervenuti carabinieri, polizia. Sui binari stanno operando, li vediamo lì dietro queste canne, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, sono in tanti e lì, non so se riuscite a vedere, c'è il traliccetto
proprio qui sotto, ecco, ci sono tante persone, tanti operatori che stanno studiando il metodo più adatto per intervenire e per far scendere l'uomo da quel traliccetto e quindi rimettere in sicurezza tutta la zona e poi far ripartire la circolazione dei treni, bloccata, come dicevamo, da questa mattina dalle 7 circa nel tratto tra Sant'Agata Militello e Caronia, proprio a metà strada tra Messina e Palermo. Gravi disagi quindi per i pendolari, anche se Ferrovie dello Stato ha messo, come ci hanno fatto sapere da più parti, il bus navetta per bypassare questo tratto ferroviario. Ecco, vedete lì le macchine dei carabinieri della stazione di Acque Dolci, della compagnia di Santo Stefano di Camastra, e poi i vigili del fuoco di Sant'Agata Militello, ma sono stati fatti intervenire anche altre unità dei vigili del fuoco con attrezzi idonei per questa situazione. Eccolo lì, l'uomo sul traliccetto che è in attesa non so di che cosa. Sigaretta in mano. Ci hanno detto che proprio questa mattina presto è andato in un tabacchino qui ad Acque Dolci e avrebbe acquistato ben 4 pacchi di sigarette e poi poco dopo è salito su quel traliccetto dei cavi dell'alta tensione. Vi aggiorneremo quindi dell'evoluzione di questa vicenda anche in TV, Onda TV canale 75, e poi sui nostri siti. Salutiamo Giuseppe e tutti coloro che sono collegati. Vi abbiamo voluto informare su questa notizia che sta provocando, diciamo, disagi alla circolazione ferroviaria, quindi se dovete mettere in viaggio o avete amici e parenti che si stanno mettendo in viaggio, avvisateli di questa situazione.